Carissimi amici di Informazione Antimafia e perché no della gemellata, a proposito di storia dell'antimafia, ringraziamo di vero cuore il dottor Giuseppe Antoci di essere qui con noi quest'oggi, perché sappiamo essere impegnatissimo e sempre in giro, direi, per l'Italia, per cui aver trovato qualche minuto per noi è veramente un fatto eccezionale, quindi lo ringraziamo non il doppio ma il triplo. Grazie a Ecco, voi. dottore, grazie, grazie ancora di essere con noi. Intanto direi che potremmo commentare due fatti importanti degli ultimi giorni, degli ultimi tempi. Li cito solo per titoli perché sicuramente il dottore avrà letto, ascoltato e visto tutto ciò che c'è da sapere sull'arresto di Matteo Messina Denaro e poi conseguentemente anche di sua sorella. E anche l'ultima notizia importante, la sentenza per quanto riguarda l'andrangheta stragista, appunto la sentenza credo fosse di il secondo grado, se non ricordo male, cioè due avvenimenti che hanno segnato dei momenti importanti per quanto riguarda la lotta dello Stato alla criminalità. Non le definiamo vittorie perché sarebbe forse eccessivo, ma sicuramente dei punti fermi sono stati messi nella lotta al crimine organizzato. Lei che ne pensa, dottore? Ma intanto buon pomeriggio e grazie. Come dire, come dire, il termine vengo con piacere è complicato perché non siamo in presenza, ma sono sempre contento di stare con voi, condividendo in pieno, come dire, l'idea di squadra Stato che ognuno di noi poi rappresenta nei piccoli pezzetti della propria vita. Quindi sono io che vi ringrazio per il vostro impegno e sono contento di essere con voi questo pomeriggio. E cosa dire? Guardi, io l'altro giorno parlando all'Accademia Militare della Guardia di Finanza, insieme all'Università di Bergamo, al procuratore di Lucia, al procuratore di Brescia, ho detto ai cadetti e agli allievi ufficiali, a coloro che saranno i futuri comandanti di quel corpo nel paese, che questa operazione, e quindi l'arresto di Matteo Messina Denaro, vado in ordine alla domanda, ha ridato valore a una parola che il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo discorso di secondo insediamento alla elezione del Presidente della Repubblica, ha pronunciato ben 23 volte. La parola è dignità. Cioè si è ridato e si è dato dignità a un paese che non poteva permettere che una persona stesse latitante per 30 anni. Le motivazioni per le quali è stato latitante per 30 anni, sono in approfondimento di quella magistratura che ha segnato finalmente un importante risultato, guidata dal procuratore De Lucia, questo grande magistrato del nostro paese, che ha, come dire, è stato protagonista nei 30 anni della sua esperienza, ma anche negli ultimi anni, dal 2020, prima dell'operazione Nebrodi, che ha sancito una delle operazioni antimafia più importanti della storia della lotta alla mafia, con relativo maxi processo, che ha condannato a 640 anni di carcere 9 persone su 10 di quelle rinviate in giudizio e mandate a processo, quindi in 16 mesi. Quindi un risultato di altissima efficienza della magistratura. Cioè dalla nostra Sicilia è partito un segnale al paese di grandissima efficienza della magistratura. E poi questo arresto di Matteo Messina Denaro, che insieme ai carabinieri del ROS, guidati dal generale Angelo Santo, hanno segnato il passo, ripeto, ridando dignità a questo paese. Adesso è chiaro, devono essere approfondite le motivazioni, chi lo copriva, su questo si sta lavorando, lo vediamo nelle operazioni di servizio susseguenti, prima la sorella, poi il coinvolgimento di coloro che lo aiutavano nei movimenti, nelle pranzi, nei ceni, in questa vicenda della maestra, ma che ha, come dire, dato un segnale veramente violento sulla credibilità anche delle istituzioni scolastiche, che non vengono ovviamente intaccate da questa esperienza, ma fa comunque riflettere. E questa vicenda è una vicenda che ha dato il segnale veramente dell'efficienza della magistratura e delle forze dell'ordine. Perché è chiaro che poi lo spartiacque del pizzino trovato a dicembre
del monitoraggio che tutte le forze dell'ordine avevano messo in campo, e poi i carabinieri rossi chiudono il cerchio, ha segnato un passo importante. È una, non è una vittoria, ha ragione, non è una vittoria, è un segnale di grande dignità. Ecco, io la porrei in questi termini. Poi, per quanto riguarda chiaramente la condanna di Graviano sulla mafia, sulla 'ndrangheta stragista, anche quello va bene. Io penso che, guardi, se questi signori pensavano di lanciare messaggi diminuzio della vicenda del 41 bis piuttosto che dell'ergastolo ostativo, cioè se questi signori erano in attesa di avere dei benefici, devono sapere che benefici non solo non ne avranno, ma ci saremo tante persone in questo paese che faremo le barricate affinché non ne abbiano. Perché il tema qui è molto semplice, su questa vicenda bisogna essere chiari, Qui l'ergastolo ostativo ce l'hanno i familiari delle vittime che sono stati uccisi tragicamente nelle stragi e non solo, per opera di Cosa Nostra e delle mafie, e quell'ergastolo ostativo non andrà mai via nella loro vita, perché ce l'hanno nei loro cuori, nella loro testa, gli hanno distrutto la vita. Quindi io vorrei che qualcuno pensasse più a quel tipo di ergastolo ostativo piuttosto che a quell'altro, nelle more del fatto che io sono conosciuto per non essere né un manettaro né un giustizialista. E quindi io penso che, se lo dico io questa cosa, che sono stato sempre cauto negli anni, in questi anni, tentando di attuare il giusto bilanciamento fra quello che è la tipologia delle mafie italiane, e quindi la vicenda legata al vincolo associativo, piuttosto che le varie sentenze, il CEDU, della CEDU ed altro, che non hanno idea di cosa sono le mafie in Italia, perché se qualcuno avesse spiegato a questi signori cos'è il vincolo associativo dal quale si esce o collaboratori o morti, forse quel tipo di sentenza sarebbe arrivata in maniera diversa. Ma noi non è che possiamo andare assolutamente solamente dietro a queste cose, noi dobbiamo usare un giusto bilanciamento fra il rispetto dei morti, che sono quelli che hanno dato la vita per creare questi tipi di strumenti anche, e il rispetto ovviamente dell'essere umano, che nessuno mette assolutamente in discussione. Però attenzione, perché per prima vanno rispettati i morti. Grazie, dottore. Antonino, la tua prima domanda, allora. Sì, buon pomeriggio, dottore, grazie per la sua presenza. Allora, ad ottobre, mi corregga se sbaglio, è stata pronunciata la sentenza nel Tribunale dei Patti contro la mafia dei Nebrodi, nel quale lei ha avuto una parte importante, perché giusto si è parlato pure del suo attentato. Ci sono stati, questo qua giusto per ricordare, 101 indagati con 91 condanne e 10 assoluzioni, oltre 600 anni di carcere. Ora, vi ricordo l'intervista che le hanno fatto subito dopo e la sua emozione era tantissima. Secondo lei, in questo processo e con il risultato in primo grado, è stato fatto un lavoro per bene oppure si poteva in qualche modo fare di più? Guardi, allora, l'ho detto prima, questo maxi processo ha veramente dato un segnale importantissimo a tutta Italia. Questa vituperata magistratura da questo paese, da questa terra, ha dato un segnale fortissimo. Non solo perché, come ho detto, ha condannato 9 persone su 10 e penso che sia un risultato enorme, ma anche perché ha messo in luce un affare milionario che non si ferma solamente a quel maxi processo. Ci sono dei processi in corso, operazioni di servizio fatte in tutta Italia con l'applicazione della norma che abbiamo creato, che ha dimostrato che dietro quella vicenda ci sono milioni e milioni di euro che andavano a famiglie mafiose e che servivano al sostentamento delle famiglie carcerate, al mercato della droga, agli investimenti immobiliari per anni. Quindi quel processo già di suo, l'operazione Nebrodi e il maxi processo già di suo, al di là delle condanne, ha messo in luce una vicenda che per 15 anni nessuno voleva parlare, di cui nessuno si voleva occupare, perché altrimenti c'erano conseguenze gravi, e non solo sui Nebrodi, parlo e non solo in Sicilia. Ed è chiaro che ha messo in luce anche un elemento che ha aperto una porta sul piano europeo, perché la vicenda, quando la Commissione europea scrive agli Stati membri e dice: signori miei, noi non vi possiamo imporre una norma, ma mi invitiamo a seguire le orme del protocollo Antoci in Italia, che è diventato legge dello Stato, che è uno strumento eloquente di lotta alla mafia, e cita le problematiche della Corsica, cita le problematiche della Slovacchia, dove, vi ricorderete, Jan Kuciak con la fidanzata è stato giustiziato, e Jan Kuciak aveva sulla scrivania e sulla tastiera del suo computer un bigliettino con la scritta protocollo Antoci. Allora, il tema è:
questa vicenda, al di là del risultato che è importantissimo, perché ricordiamo che questo maxi processo ha condannato, come è stato in media maggiore delle condanne del maxi processo storico, cioè la media per imputato è stato di 3 anni, circa 3 anni in più, e in 16 mesi, cioè voglio dire, si poteva fare di più? Guardi, il tema non è se l'aggravante mafioso è stato riconosciuto a uno, all'altro no, il tema è il contesto. Cioè il contesto, il tema è quello che scrive il giudice delle indagini preliminari il 20 di dicembre durante l'operazione Nebrodi, e dice un territorio, citando Gogol, un territorio di anime morte, cioè gente vessata e umiliata da anni che non veniva, come dire, come se nessuno se ne volesse occupare. Ecco, ce ne siamo occupati, prima noi, poi la magistratura, poi le forze dell'ordine e parecchie di quelle persone che vessavano la gente adesso non sono più in giro a dare fastidio alle persone per bene, che sono la stragrande maggioranza di quel territorio, agli agricoltori per bene, che sono la stragrande maggioranza di quel territorio, ma sono ovviamente a scontare anni di carcere che la sentenza e la magistratura di questo paese ha ritenuto idonei che loro, per loro. Poi è chiaro, come ho detto prima, mica è una vittoria, signori miei. Cioè qua noi dobbiamo parlare, e noi ci dobbiamo occupare. Dobbiamo essere quelli che fanno l'antimafia del giorno prima, cioè l'antimafia sociale, cioè quella che ha anche la forza e il coraggio di occuparsi di chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di nascere 50 metri prima o 50 metri dopo la periferia di una città. Cioè quando arrivano le forze dell'ordine, quando arriva la magistratura, quando arrivano i processi, quando arrivano le condanne, c'è un pezzo di paese che ha sbagliato. Cioè noi dobbiamo arrivare prima di loro, ci dobbiamo occupare dell'antimafia sociale prima di loro. E guardate che lo dico a tal punto che quella sera, quando sono tornato a casa, io la prima cosa che ho detto, togliendomi la giacca, è stato che pena, vedere, leggere quei decine e decine di anni di carcere, anche di donne, madri, sorelle. Cioè è una cosa che ti rattrista, che ti rattrista la vita, perché ti rendi conto che c'è un mondo di cui bisogna occuparsi prima. E allora questo è il tema, questa è la sensazione che mi ha lasciato e che mi lasciano certe vicende che incontro in giro per l'Italia, cioè quella che noi dobbiamo arrivare prima se vogliamo cambiare le cose in questo paese. Perché dopo, sì, si può essere soddisfatti, si può liberare dei territori, tutto quello che vogliamo, ma poi alla fine, se fai i conti con i veri risultati, ti rendi conto che già quel pezzo di mondo ha sbagliato e tu dovevi forse arrivare prima. Dottore, allora restiamo un attimo proprio sui Nebrodi, però non le vorrei fare solo una domanda, le vorrei fare due domande in una, se ci riesco, perché mi ha stimolato in un altro senso, oltre alla domanda che le porrò adesso. Cioè, innanzitutto, ecco, volevo chiederle se dovesse fare un bilancio della sua esperienza di presidente del Parco dei Nebrodi, e l'altra domanda che le vorrei affiancare a questa è: ma allora la mafia dei Nebrodi la possiamo definire una via di mezzo fra una concezione antica della mafia, cioè quella latifondista, che però riesce a, diciamo, a diventare un po' più progressista nel senso brutto del termine, cioè diventare più addentro, riesce ad entrare nel modo di essere della mafia di oggi, quindi spaccio di droga e quant'altro? Cioè, che tipo di mafia è poi alla fine la mafia dei Nebrodi? Guardi, le rispondo citando il titolo di un convegno effettuato per i 5 anni dell'attentato che ha colpito me, gli uomini della scorta della Polizia di Stato, che è stato organizzato dal Liceo Meli di Palermo, che è il liceo dove ha studiato Paolo Borsellino, e lì hanno, come dire, partecipato 70 scuole in tutta Italia e 5 università, cioè collegati 85.000 studenti, con i vertici dello Stato, i vertici delle forze dell'ordine, la parte investigativa, giornalisti, parlamentari della Commissione Nazionale Antimafia, nonché procuratore nazionale e ministro degli interni. Qual era il titolo? Il titolo era Il mutamento della mafia. Perché? Perché questa vicenda ha dimostrato il mutamento della mafia, che non è un fatto recente. Guardate, la storia ci insegna, ricordatevi, vi ricorderete
gli anni 80, quando ci fu il terremoto in Campania, la camorra si trasformò in mafia del cemento, così come negli anni 90 l'affare sui rifiuti fece trasformare le mafie italiane in SPA dei rifiuti. Ancora adesso diciamo che questo settore per loro tira molto. E poi a un certo punto arrivano i fondi europei per l'agricoltura, e come dicono tante persone interrogate e negli atti di indagine e nelle intercettazioni telefoniche, che sostanzialmente era a rischio zero. Quindi la mafia mutua, la mafia è liquida, le mafie sono liquide, cioè si adattano ai contenitori. In quel momento il contenitore migliore, in silenzio, che è durato anni e anni, era quello dei fondi europei per l'agricoltura. Quindi vede, noi partiamo da un mondo arcaico dal quale comunque nascono e crescono i più efferati capi mafia, voglio dire Provenzano, Riina, e quel mondo che cresce, diventa sempre di più violento, che comunque cambia identità, ma che ha la capacità, attraverso quella borghesia mafiosa di cui parla il procuratore De Lucia, di, come dire, adattarsi e capire che a un certo punto conveniva andare su questi fondi che ti arrivavano con un'autocertificazione direttamente sui conti correnti. Poi quei soldi andavano nel Liechtenstein, andavano a Malta, quindi capite bene che c'era un sistema, anche, voglio dire, di colletti bianchi, di collaborazione con tutte queste persone che gestivano questo tema così lucroso e così, come dire, facile e a rischio zero. Perché vedete cosa, perché mutano? Perché loro capiscono. Allora, noi, se dobbiamo continuare con la droga ha un percorso. La devi trovare, la devi comprare, la devi trasportare, la devi lavorare, la devi commercializzare, la devi spacciare. Il tema è che in tutti questi momenti spesso arrivano le indagini, le forze dell'ordine, la magistratura intervengono e fanno gli arresti, e quindi c'è una componente di rischio. Che componente di rischio vuole che ci sia, mandando un'autocertificazione con dentro una cartellina dicendo che si è proprietari anche di un pezzo della pista dell'aeroporto di Punta Raisi, di un pezzo del terreno del MUOS, la base NATO di Niscemi, di un campo di calcio a Reggio Calabria, di terreni di gente morta 20-30 anni prima, che si svegliavano, risuscitavano e firmavano contratti d'affitto totalmente falsi? Questa cosa mica durava da un anno, durava da 15 anni. Ed erano milioni di euro. Cioè, noi stiamo parlando di una vicenda che solo in Sicilia, nella programmazione precedente, valsa 5,3 miliardi di euro. E quando noi scopriamo che i fondi europei per l'agricoltura andavano da Gaetano Riina, fratello di Totò, alle famiglie Santa Paola Ercolano, andavano in Calabria ai Pelle, ai Pesce, ai Gallico, ai Mancuso, alla Sacra Corona Unita, e scopriamo che comuni dell'Abruzzo avevano i loro terreni dentro i fascicoli aziendali dei mafiosi e non lo sapevano, e lì lucravano fondi europei per l'agricoltura. Guardi, se io avessi detto questo nel 2014 e avessi detto guardate che c'è un pezzo della pista dell'aeroporto Punta Raisi, un pezzo del terreno della NATO, mi avrebbero detto guardate, portate via Antoci, fategli fare un TSO perché questo è male. Ci ho fatto vedere da uno bravo, perché se io avessi detto questo si rende conto che mi rinchiudevano, perché era inverosimile. Questo è accaduto. Ecco perché, come vede, la mia risposta è un po' più articolata, perché arriva alla risposta facendo questo escurso sul storico, che è anche inverosimile, ma ed è il motivo per il quale io andavo fermato, perché tutto quello che noi abbiamo fatto tentando di difendere cinque agricoltori, iniziando a tentare di difendere cinque agricoltori, che poco a poco cresceva e capivamo, ma mica potevamo mai sapere tutto questo, ma loro lo sapevano. Cioè, noi non sapevamo di avere scoperchiato una delle fonti di sostentamento primarie delle mafie, ma loro sì. E allora il tema è, ecco, le mafie sono liquide, adattandosi ai contenitori. Quando tu arrivi al contenitore, o lo buchi e fai perdere acqua, o lo spacchi e lo distruggi, prima che tu fai questo devi essere fermato. È la storia della mafia, delle mafie del nostro paese, e della storia purtroppo di tante persone che, facendo il loro dovere, ci hanno perso pure la vita. Verissimo. Antonino, a te. Allora, lei, per il suo impegno da ex presidente del Parco dei Nebrodi, giustamente rischia tantissimo ed è sotto scorta. Ma cosa sotto scorta? Ti sarebbe un vanto, purtroppo. E purtroppo ti ho perso. Sì, ripeti, Antonino, anch'io. Sì, dicevo, per il suo impegno da ex presidente del Parco dei Nebrodi, per le battaglie che ha condotto,
rischia tantissimo ed è costretto a vivere giustamente sotto scorta. Ma cosa significa vivere sotto scorta? Com'è un po' la vita sotto scorta? Perché purtroppo per tanti sarebbe un vanto avere la scorta addirittura. Guarda, Antonino, io spero che nessuno possa mai pensare nella sua vita che essere sotto scorta possa essere un vanto. Io ho vissuto tutti i momenti, come dire, i vari livelli dei sistemi di protezione. Oggi ho un sistema di protezione elevatissimo, soprattutto dopo purtroppo l'indagine dei carabinieri che a dicembre ha evidenziato questo, come dire, ordine, desiderio del 41 bis di colpirmi ancora una volta. E quindi, sai, avere casa presidiata dall'esercito, insomma, avere le tue figlie sotto protezione, avere una vita che non ti consente di decidere autonomamente le cose, di farle anche velocemente, ma poi anche, sai, il tema sta proprio nelle piccole cose, cioè quelli che facevi prima che non puoi fare più, quello magari di andare in una spiaggia a fare il bagno piuttosto che farti una passeggiata a cavallo. Sono delle piccole cose che quando le facevi non davi valore, e adesso che non le fai più, poi è chiaro che ci sono io. Vivo questa condizione anche con un certo imbarazzo, che il mio regime di protezione, diciamo, che quando io mi muovo creo molto scompiglio, e quindi, come dire, a volte, ecco, tra al di là degli impegni istituzionali, preferisco, ecco, fare una vita molto ritirata. Però il tema è che la privazione della libertà delle persone è una delle cose peggiori che può accadere a un uomo e a una famiglia. E poi su questo concetto di libertà potremmo molto argomentare, nel senso che attenzione, perché se no passa il messaggio: beh, Anto ci sta dicendo che non è più un uomo libero da 8 anni e mezzo, e che quindi sostanzialmente, come dire, è quasi prigioniero. Ecco, io vi dico con molta franchezza, che non ci siano dubbi, il tema è: io ho una chiara idea di quello che significa morire. Si può morire in un attentato di mafia, come stava accadendo a me, come la mia scorta, e poi ci sono le commemorazioni, le lapidi, i ricordi, giusto, tutto giusto. Però sei morto una volta. Poi c'è un altro modo per morire, che è quello la mattina di guardarsi allo specchio, farsi la barba, sentirsi sporchi, sapere di non poter passare dall'altra stanza, incrociare le tue figlie e continuare a dire loro che la vita va vissuta con rettitudine, con la schiena dritta. Non lo puoi fare più perché ti senti sporco, e quindi quello specchio ti uccide ogni giorno. E allora, ecco, io sono uno di quelli che dice che la vera forse mancanza di libertà l'avrei avuta quando ogni mattina mi sarei guardato allo specchio e mi sarei sentito prigioniero della mia sporcizia. Ecco, questo è il mio rapporto con la mancanza di libertà. Faccio i conti come poteva essere, quindi se penso a quello specchio dico: beh, vuol dire che adesso forse sono più libero di prima, sarei stato molto più prigioniero. Indubbiamente no, ma poi comunque avere la scorta non è appunto assolutamente motivo di vanto, perché mentre sentivo parlare lei ho ricordato alcune cose che spesso racconta il nostro comune amico, dottor Antoci, Paolo Borrometi. Anche lui, quando racconta della sua scorta, appunto dice che ha attorno a sé degli angeli che lo proteggono e per i quali lui giustamente ha un senso di grande gratitudine, perché ormai praticamente sono diventati come dei fratelli, praticamente, per lui. Ma Quindi, poi poi. mi permetta di dire che Paolo, che è un ragazzo eccezionale, un professionista Infatti. di altissimo livello, è un carissimo amico. Paolo, veda, io ho perso, diciamo, sono andato sotto scorta in un momento della mia vita in cui avevo già una famiglia, le mie figlie, ho scelto di fare insieme quelle cose. Paolo è un ragazzo, Paolo è tanti anni. Ha perso la parte più bella della sua gioventù. È Vero. un sacrificio enorme e al quale veramente bisogna essere, questo paese deve essere grato a persone come Paolo Borrometi. E quindi io, e ce ne sono tanti, guardi Antoci, Borrometi, questo paese ce n'è tanti e tante persone Verissimo. fanno, sa chi penso io?
penso spesso a tutti quei padri di famiglia che senza i fari dell'attenzione, senza le protezioni, tutte quelle persone che denunciano gli estortori e che poi si trovano gli estortori sotto casa, che hanno paura per le proprie figlie e a volte, cioè, questa gente che perde il sonno e fa scelte di dignità, tornando alla parola di Mattarella, è lo zoccolo duro del nostro paese. Cioè, quando io dico, no, quando io dico la squadra Stato, no, che siamo tanti piccoli pezzi, tessere di un mosaico, no, queste persone sono veramente i veri eroi del nostro paese. E tornando a Paolo è una persona che ha donato la sua giovinezza, la sua spensieratezza a quella parola dignità, facendo il giornalista con la schiena dritta e subendo di tutto. E grazie a Dio, come dire, lui ancora è uno di quelli che ci crede, come me, come noi, lui ci crede. E quando dice i miei angeli, lo dice perché lo sono stati, soprattutto a volte anche nella solitudine di un ragazzo che poi tornava a casa dovutosi allontanare dalla Sicilia per Roma, tornava a casa da solo e questi ragazzi li sentiva ancora di più una famiglia rispetto a tanti come noi che viviamo sotto scorta, ma che poi torniamo a casa e abbiamo i nostri affetti. Quindi tanta gratitudine per Paolo, veramente. Assolutamente d'accordo, infatti posso fregiarmi anch'io di averlo tra i miei più cari amici, per cui posso annunciare che prossimamente lo sentiremo e parleremo anche con lui di questi fatti. Una domanda, oppure Antonino, se ne avevi un'altra, te la faccio fare, che io così preparo la prossima eventualmente. Sì, la posso fare. Io preparo la prossima, sì, vai. Allora, è nota l'accertato che lei nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2016 ha subito quell'attentato. Però purtroppo la Commissione regionale antimafia, non si sa perché, con la relazione sull'accaduto, ha dato delle tre possibilità, tra cui due di queste riguardavano che l'attentato, se non erro, o non esisteva o se l'era procurato lei. No, guarda, ma cosa devo dirti? Penso che abbia risposto già la magistratura. La magistratura ha fatto un lavoro ad hoc su quella relazione, voglio dire, che ha creato imbarazzo un po' alle istituzioni del nostro paese, che, come dire, etichettandola come lucubrazioni mentali e attività preconcetta. Ovviamente attività preconcetta è molto pesante. Poi in altri atti riguardanti anche persone che sono state, come dire, protagoniste, tutte queste cose, ha parlato di depistaggio. Guarda, in effetti la tua domanda, Antonino, è quella più non si capisce il motivo di questa ovviamente cattiva figura però come vedi anche lì, quello che conta in questo paese, grazie a Dio, perché poi attenzione, le delegittimazioni sono storie nel nostro paese, no? La delegittimazione nel nostro paese l'hanno subita tutti, Pio Torre, Mattarella, Impastato, Falcone, Borsellino. Falcone si era messo il tritolo da solo alla Daura, e potrei andare oltre, forse sarei stato l'unico io a rimanere fuori da questa vicenda, però c'è un fatto storico nuovo: quelle attività non sono state colpite dalla magistratura con sentenze, con... Questa volta invece c'è un passo avanti. Sulla vicenda non solo è intervenuta la magistratura, sulla relazione ovviamente demolendola, ma ci sono state anche condanne per diffamazione aggravata per quelle persone che, come dire, sono andate a seguito oppure in anticipo, e come dire, cercando, come dire, di buttare qualche schizzetto di fango. E gli è andata male questa volta, e gli è andata male anche con conseguenze, anche direi dal punto di vista morale, perché certo, voglio dire, una gran bella figura mica ce l'hanno fatta. Diciamo così. Va bene, allora, questa importante domanda l'ha fatta Antonino, allora io ne faccio un'altra. Connotandola un attimo di mistero, se così possiamo dire, questa domanda, perché sicuramente anche lei, dottore, avrà sentito e probabilmente anche letto e visto al telegiornale la notizia
della morte di un collaboratore di giustizia, Armando Palmeri, un collaboratore direi abbastanza importante nella, diciamo, geografia della lotta alla mafia, dei processi che riguardano appunto la lotta alla mafia. Ricordo brevissimamente che è morto qualche giorno fa, credo nella notte fra il 18 e il 19 marzo, in una villetta che si trova in provincia di Palermo tra Partinico e Alcamo. E appunto era importante Palmeri perché aveva in qualche modo coinvolto, anzi no, lo aveva letteralmente coinvolto, chiamandolo anche a in qualche modo a testimoniare al processo di Caltanissetta a proposito delle stragi del 92, l'ex chirurgo alcamese Baldassare Lauria. E Palmeri fece appunto il nome di questo medico perché, secondo appunto Palmeri, questo medico aveva partecipato ad alcuni degli incontri importanti nella primavera del 92 tra Castellammare del Golfo e Alcamo, incontri che si tennero fra esponenti mafiosi, uomini dei servizi segreti, poco prima tra l'altro delle due stragi gravissime appunto di Capaci e Via D'Amelio. Lei che impressione ha avuto di questa morte, mettiamoglielo tra virgolette, misteriosa? Guardi, io sono uno abituato a leggere le carte e vedere gli approfondimenti che fanno chi deve farli. Quindi si capirà se la morte, come sembra, sia naturale, voglio dire, tutta una serie di cose che... Una cosa è certa. Sulla vicenda delle stragi, soprattutto su Via D'Amelio, va fatta chiarezza su tante cose. Va fatta chiarezza su tante cose, va fatta chiarezza sulla vicenda dell'Agenda Rossa, che è, come dire, il cuore pulsante di Salvatore Borsellino, al quale io sono veramente legato con affetto, perché è una persona che sta combattendo da anni per avere verità e giustizia. Vanno capite tante cose. Certo, da quello che sembra ci sono delle, come dire, delle cose da chiarire, ci sono delle cose da evidenziare, ci sono le cose strane che vanno, come dire, ma ci sono stati più processi, ci sono stati più condanne, a volte di persone sbagliate. La vicenda Scarantino ci dimostra quanto può essere complicata la gestione di una vicenda di questo genere. Ecco, io mi auguro che Salvatore e tutti noi possa avere la forza e la speranza di vedere verità e giustizia, e che possa vederla non fra 20-30 anni, ma che possa averla prima possibile, per lui ma soprattutto per suo fratello. Antonino. Sì, le volevo chiedere, secondo lei, cosa si deve fare di concreto per salvaguardare un territorio ed evitare in fondo qualsiasi tipo di infiltrazioni, che è un po' il lavoro che fece lei nel Parco dei Nebrodi? Guardi, il tema è quello, un po' fa scopo un po' con quello che ci siamo detti prima, cioè l'antimafia sociale. Guardi, intanto l'elemento fondamentale è lo sviluppo dei territori. Cioè, noi non possiamo chiedere a un padre di morire di legalità. Cioè, noi dobbiamo far capire a quel padre che attraverso la legalità arriva lo sviluppo, arriva il lavoro, cosa che in quel periodo noi al parco abbiamo fatto, perché mentre noi prendevamo a calci nel sedere questi signori, quel territorio incrementava del 30-40% sotto il profilo turistico. Cioè, legare tutela dell'ambiente, legalità e sviluppo è stata la forza dirompente di quel territorio, perché mentre noi facevamo l'attività, quel tipo di attività di cui abbiamo parlato sulla lotta alla mafia, noi facevamo capire alle persone che conveniva. Guardate, quello è un esempio, là c'è un esempio che non è mai accaduto nella storia del paese sul mondo delle aree protette. Di solito dai parchi i comuni vogliono scappare per i vincoli. Ebbene, in quel periodo ulteriori 23 comuni, dopo adunanze cittadine e delibere di consiglio comunale, hanno chiesto l'adesione al parco. Noi abbiamo fatto squadra con i sindaci, abbiamo fatto arrivare
65 milioni di euro al master plan, perché siamo riusciti a, in un lavoro coordinato da me insieme agli altri, abbiamo capito che bisognava presentare pochi progetti firmati da tutti, ed è una vicenda innovativa, perché voi sapete che i comuni sono un po' campanilistici, vogliono fare ognuno, cioè noi siamo riusciti a fare una sorta di squadra fortissima, vincente, che ha fatto capire che quell'ente non solo era ripartito dopo anni di commissariamento, ma aveva preso un'attività di coordinamento che insieme agli altri portava dei risultati importantissimi, quindi legalità, sviluppo e tutela dell'ambiente. Quindi la tutela dell'ambiente che crea dei vincoli ne valeva la pena, perché tanto sì, avremo un po' qualche vincolo in più, ma avremo tanti risultati da ottenere, cosa che abbiamo ottenuto. Quindi la parte vincente nella lotta alla mafia, l'ho detto l'altro giorno parlando al congresso nazionale della CGIL, ne parlavo con Maurizio Landini, il tema è il lavoro, cioè noi dobbiamo far capire che la legalità conviene, perché si sviluppano i territori, perché arriva il lavoro, arriva questi qua, questi mafiosetti da strapazzo, questi capetti rubano sogni, speranze, rubano la vita delle persone, cioè noi dobbiamo capire che quelli sono dei cancri. E quando c'è il cancro, tu lo puoi curare, ma poi ti invade e ti uccide. E allora noi dobbiamo tentare a monte di far capire alle persone che conviene il nostro mondo, non il loro. Perché il loro, alla fine, arriverà il momento in cui ti uccide, o fisicamente, o psicologicamente, o ti ruba le aziende con l'usura. Cioè, quello è un mondo che ti, a poco a poco, arriva il tuo momento. Ma quando ti arriva il tuo momento, tu sei già distrutto, e hai distrutto la tua vita, le tue famiglie. Questo bisogna far capire. Allora come però? Però facendo capire alle persone che conviene, perché arriva, come dire, perché arriva la speranza. Ecco, questo è il tema. Ecco, dottore, quindi in parte ha già risposto alla domanda che sto per porle, perché già abbiamo detto che il lavoro è il primo e forse tra i più importanti momenti per iniziare a combattere seriamente la mafia, ma se al lavoro dovesse aggiungere altri momenti, altri ingredienti, se così se definissimo il nostro pensiero una pietanza, altri ingredienti per combattere con i fatti il fenomeno mafioso, quali aggiungerebbe oltre al lavoro? Ma guardi, io faccio il presidente onorario della Fondazione Caponnetto e affianco la moglie del giudice Caponnetto alla presidenza onoraria. Mi viene di pensare a nonno Nino, no? Sì. Caponnetto diceva che hanno più paura della scuola che della giustizia, ed è la verità. Ho la presunzione di dire di avere un osservatorio privilegiato, perché incontro migliaia di studenti fra scuole e università in tutta Italia, proprio migliaia. E questi ragazzi su questo tema ci sono. E la verità è che hanno bisogno di una parola molto cara al giudice Livatino, che ricordo diceva: quando moriremo nessuno ci chiederà quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Ecco, questi ragazzi hanno bisogno che la nostra generazione gli trasferisca credibilità. La parte culturale della lotta alla mafia, e quindi questo incontro con questi studenti, con questi ragazzi che hanno sete di avere raccontate anche storie di vittorie, perché la mia esperienza è una storia di vittoria contro la mafia, è una esperienza che ti dimostra che non bisogna mai rinunciare ai sogni. Pensi lei, noi non pensavamo di creare un protocollo di legalità in un piccolo territorio che poi veniva firmato da tutti i prefetti della Sicilia, che il 27 di settembre veniva votato in Parlamento fra i tre cardini fondamentali del nuovo codice antimafia, e che la Commissione europea, come ho detto, lo consiglia agli stati membri. Ecco, non bisogna mai rinunciare ai sogni. Noi l'abbiamo fatto, non certamente pensando o volendo arrivare a tutto questo, però questi ragazzi, quando ascoltano questa storia, quando ascoltano non questa storia di eroi, qui non ce ne sono eroi, qui c'è gente normale che ha fatto il proprio dovere fino in fondo. Smettiamola, questo paese di simboli ed eroi ne ha avuti abbastanza. Ritorniamo e ripartiamo dal fatto che la normalità in questo paese
fare il proprio dovere deve essere normale. Poi attenzione, se in questa vicenda di eroi ci sono, sono quei valorosi quattro poliziotti che quella notte, dopo quel violento conflitto a fuoco, mi hanno salvato la vita e mi hanno riportato a casa da mia moglie e dalle mie figlie. Ecco, loro senz'altro sono i veri eroi di questa vicenda. E quindi, veda, il tema di questi ragazzi è quando tu li incontri, gli racconti questa cosa, gli dici che ce la possiamo fare, gli dici che loro sono importanti, che fanno parte di questa squadra Stato della quale... e che non sono il futuro del nostro paese. Io quando vado, andrò adesso all'Università di Bologna, settimana prossima sarò in giro per scuole in tutta Italia, io vado a dire a questi ragazzi, vi prego, non mi fate dire che siete il futuro del nostro paese. Ma quale futuro? Come siete il presente? Dovete prendere nelle mani adesso il vostro presente, come sta facendo Antonino. Cioè, cioè noi abbiamo bisogno di una classe di giovani che capiscono che non è il loro momento fra qualche anno, lo è adesso. Ed è adesso che vanno prese nelle mani le vicende, ed è adesso che va esercitata una cosa fondamentale, che è il valore della scelta, cioè decidere oggi da quale parte si sta, senza aspettare di essere domani classe dirigente, uomini dello Stato, oggi, oggi. E questi ragazzi, vi garantisco che su questo tema ci sono. Ecco, allora noi trasferiamo a loro credibilità, raccontiamo storie di vittoria, diciamo che insieme, come stiamo facendo noi oggi pomeriggio, la possiamo combattere la mafia, la possiamo combattere anche parlando di scelte fatte da persone per bene che nella loro vita hanno pensato a quello specchio di cui parlavo e non ai ritorni di altro genere che poi, insomma, mi pare questo, come dire, sotto gli occhi di tutti, non hanno mai approfittato di quello che gli è accaduto per fare, come dire, per avere altri intendimenti oltre a quello di, come dire, di fare la propria parte e continuarla a fare. Tanto, guardi, io, come avete visto, non ho commentato quando sono uscite le notizie di queste dichiarazioni di affetto dal 41 bis nei miei confronti. Non ho fatto commenti sulla stampa, perché li ho fatti in giro, per le scuole, per le università, ma li faccio anche stasera con voi, senza i clamori delle mie dichiarazioni pubbliche, perché guardi, loro possono fare tutto quello che vogliono, possono anche pensare di eliminare le persone, ma di antoci in questo paese ce ne sono tantissimi, non gli basteranno armi, munizioni, non ci possono fermare, ne fermano uno, ce ne sono altri 10. Loro... è inutile che fanno così. Guardi, del resto io non è che mi fermo, cioè, possono denunciarmi per stalking, ma io non mi fermo, vado in giro per tutto il paese e racconto chi sono queste persone, chi sono questi mascalzoni, perché rubano i sogni e le speranze, chi sono coloro che hanno nella storia del nostro paese violentato il nostro paese, uccidendo donne, bambini, uomini dello Stato. Questa è quella gente là. Io lo vado raccontando alle persone, le persone si fanno la loro idea di chi sono loro e di chi siamo noi. Si potranno arrabbiare quanto vogliono, se ne faranno una ragione. Grazie, dottore. Noi comunque confidiamo di poterla disturbare migliaia di volte per averla sempre con noi il più spesso possibile, perché è veramente un piacere starla a sentire. Magari se ci riusciamo un giorno sarebbe bello averla insieme, lei con Paolo Borrometti, così facciamo una bella rimpatriata e diamo ulteriore forza al nostro impegno. Io devo dire, ecco, lo dico ogni tanto, ma lo dico col cuore, mi onoro di far parte di un gruppo dove la stragrande maggioranza è composta da giovani. Io praticamente sono il più anziano del gruppo e mi tocca purtroppo fare anche da coordinatore, perché insomma col ruolo che mi compete lo devo... Ma non lo diciamo, così lei si mimetizza e nessuno se ne accorge. Ma purtroppo, vede, già il fatto che insomma di capelli non ne abbia più tanti, e lei mi può capire. Però non dica lei queste cose. Che no, adesso, dottore, no, sto scherzando. Diciamo che mi coinvolge anche me. No, va bene. Era una battuta, no, per dire comunque... modo per una... drammatizzare, sì, drammatizzare un attimo. Però veramente è stato davvero un grande piacere averla con noi quest'oggi, perché insieme a lei e insieme agli amici che spesso riusciamo a contattare cerchiamo di fare di dare il nostro piccolo contributo, come diceva giustamente lei prima, ad una lotta culturale al fenomeno mafioso, perché quello è importante indubbiamente. Sì, il lavoro è importante, ma anche la cultura è importante, perché appunto bisogna aprire le menti, come giustamente
lei ci faceva comprendere poc'anzi, e noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo, avendo soprattutto ospiti della sua levatura che ci confortano nel nostro piccolo lavoro di divulgazione. Ecco, ci chiamiamo appunto Informazione Antimafia perché vogliamo portare avanti questa nostro pensiero sulla legalità che deve sempre trionfare, appunto. Chiedo scusa per il pizzolotto. Sono io che vi ringrazio, come vi ho detto in premessa, vi ringrazio per quello che fate, anche per l'impegno che ci mettete, perché soprattutto ci mettete la faccia, perché poi alla fine, sa, le chiacchiere, ci sono fiumi di parole nella lotta alla mafia, e poi ci sono le pratiche. Diciamo che noi siamo, come dire, noi siamo per le pratiche, i fiumi di parole ci vogliono, come ci siamo detti e tutto, però sa, se noi poi facciamo un po' di pratica, come quella che abbiamo fatto oggi pomeriggio, così tentiamo di far comprendere alle persone come la pensiamo noi e come speriamo che la pensino gli altri, e allora a quel punto siamo una bella squadra forte, ma lo siamo, io sono fiducioso. Grazie. In modo di essere sempre più forti. Grazie dottore. Di nuovo, grazie alla dottora. Grazie di nuovo, buonasera. Grazie, presto. Buonasera, grazie. Ecco, il dottore è andato via perché appunto ben 45 minuti, insomma, lo abbiamo trattenuto abbastanza. Visto che Antonio Mercadante non ha detto nulla finora, io un commento te lo chiederei per questa giornata di oggi. Perché anche tu sei uno della squadra, quindi è giusto che anche tu dica la tua ogni tanto, no? Vai Antonio, dai, dici la tua. Devo dire. Dice che devo dire, non ho parole. Vabbè, allora la conclusione non ho parole. No, no, vabbè. Antonio, sei anche tu della squadra, quindi ci mancherebbe. Antonio, come al solito, becchiamo sempre persone che sono dei fiumi in piena, che sì, danno delle bellissime considerazioni. Appunto. No, sicuramente, poi anche il lavoro che ha già fatto il dottor Antoci, lo diceva lui, con la legge sull'erogazione dei finanziamenti, è un tema importante perché, lo diceva già ai tempi Falcone, follow the money, seguite i soldi. Quindi, esatto. Seguite i soldi, giusto. Cioè, è stato un ruolo importante. Fortunatamente l'Europa consiglia agli stati membri il protocollo Antoci, quindi vuol dire che il lavoro è stato molto molto certosino e è importante sicuramente. E anche per questo sappiamo che purtroppo vive in un pericolo costante. Certo, infatti. E comunque appunto, come dicevo prima, dottore, contiamo di disturbarlo più e più volte, perché appunto ci piacerà di nuovo averlo con noi in altre occasioni. Allora io direi a questo punto che la diretta la possiamo chiudere qui. Noi, per i nostri soliti adempimenti organizzativi, ci ritroviamo nel nostro gruppo Telegram, per cui l'appuntamento dei nostri amici è tra non molto tempo, poi saprete appunto dai nostri a breve social. A breve, sì, a saprete breve. La lasciamo la suspense in questo momento. E a breve ci ritroveremo qui sempre su Informazione Antimafia, e a proposito di Antimafia, perché tanto ormai le abbiamo gemellate queste due pagine, e quindi l'appuntamento è una prossima occasione. Intanto grazie a voi, il dottor Antoci l'abbiamo salutato e ringraziato, e per chi volesse può ritrovare le dirette su YouTube. Ah, ecco, sì. Sì. Dice il tecnico dei nostri appunto importanti esponenti. A presto, grazie a tutti.